Italia più comunicazione e radio nostalgia presentuno. Informa con il Cavazza. Informa con il Cavazza. Pronti? Ciao amici, Tabata natalizio. L'ho chiamato Tabatozzo di Natalozzo. Ormai ci siamo, ci sono le feste. Allora perché non andare a farci un bel Tabata bruciagrassi? Così prima di iniziare a magna. 20 secondi di lavoro, 10 secondi di recupero. Focus su addome e glutei. Siamo pronti? Andiamo. Ci mettiamo in posizione di plank e alterniamo le braccia su e giù. Andiamo a fare un ottimo lavoro di core stability e andiamo a lavorare anche molto molto bene con la parte dei deltoidi e spalle. 10 secondi di recupero e ci posizioniamo per andare a fare gli slanci su gamba. E slanciamo le gambe alternandole. Andiamo a fare un ottimo lavoro di femorale alto e gluteo. Dieci secondi di recupero e ci andiamo a preparare per fare i burpees. Allora, puoi appoggiare le ginocchia a terra oppure farlo regolarmente. Andiamo a lavorare di cardio, di resistenza e di potenza. Tanti auguri! Dieci secondi di recupero e ci andiamo a posizionare sdraiati supini per la leg raise. Ci posizioniamo a squadra, scendiamo piano e saliamo un pochino più forte. E vai. Ecco qua, faccio il salame, ma d'altronde so così. 10 secondi di recupero e ci prepariamo per lo squat pump. Quindi andremo giù in squat e faremo un piccolo pump. Andiamo un pochino sotto il parallelo e pump. Voilà. Eccolo. Per dei sedere di acciaio. 10 secondi di recupero. E andremo a fare i push-up stretti, quindi andiamo in posizione di plank, le mani sono vicine e vado di push, quindi andiamo a lavorare di più per i tricipiti, ovviamente petto ma anche tricipiti. Eccolo qua. Ovviamente, se non ce la faccio, appoggio le ginocchia a terra. 10 secondi di recupero. Cavazza è stanco, si vede, si vede. È l'età. E ci andiamo a preparare per il mezzo jump squat. Quindi non scendo totalmente. Facciamo dei saltelli, proprio veloci così, per andare su un po' di cardio. E vai. Che si bruciano le chilocalorie. 10 secondi di recupero e ultimo esercizio, andremo a lavorare di sedere, glutei, hip thrust. Ci posizioniamo a terra, mettiamo le mani sotto il sedere ed estendiamo il bacino stringendo i glutei quando siamo up sopra qua. Esercizio perfetto appunto per i glutei. E stringo, bravi, e via. Benissimo, un minuto di recupero e ripetiamo questo circuito per altre 3 volte, totale 4 volte, 16 minuti. Voilà,
Ebbene sì, buone feste, tante belle cose, sperando che sia un 2021 migliore per tutti. Ce lo meritiamo. Nel frattempo, visto che ci vedremo nell'anno nuovo, avete 4 workout da poter fare a casa. Mi raccomando. Un saluto dal vostro elfetto Cavazza. Per Radio Nostalgia, a presto. Ciao. Informo con io Cavazza.